Dottoressa Aldorasi, il suo impegno in questa campagna elettorale? Quello di mettere al servizio dei cittadini il mio impegno per cercare di dare vita a un progetto dove poter ripartire per la crescita e lo sviluppo di questo territorio, ma in modo particolare cercare di creare opportunità di lavoro per contrastare la disoccupazione giovanile, che ha raggiunto ormai dei livelli oramai insostenibili, e per cercare soprattutto di non disperdere questo capitale umano su cui tanto hanno investito le famiglie, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista affettivo. Disperdere questo capitale umano significa impoverire le nostre comunità, ma anche spopolare le nostre comunità, che ahimè sono già abbastanza piccole, e a seguito della fuga dei cervelli sicuramente diventeremo molto più poveri. Lei da sempre ha contatto quotidianamente con i giovani, con i ragazzi, quindi sarà questo il suo obiettivo principale? Certamente la mia esperienza professionale è importante, perché io partirò proprio da quello. Al centro di questo impegno politico è certamente la formazione dei giovani, per cercare di dare a questi giovani quelle competenze, ma anche quelle qualifiche che possono essere ben riferite alla nostra terra. Che cosa intendo dire? Di poter creare delle opportunità di lavoro che si riferiscono in modo particolare al settore del turismo, sia esso rurale, religioso, sia oppure ai beni culturali, che noi ce ne sono tanti, ecco, nel nostro territorio, o ancora per dare, come dire, impulso a un artigianato che è un artigianato di eccellenza. Mi riferisco in modo particolare alla ceramica, al tessile, e certamente è da questo che dobbiamo partire. Oltre a questo, io durante la mia esperienza lavorativa ho avuto modo di ascoltare i cittadini e di ascoltare soprattutto le mamme, che faticano tutti i giorni per svolgere il loro lavoro, per cui il mio impegno sarà anche molto diretto a potenziare i servizi delle donne, madri lavoratrici, e con l'occhio attento anche a contrastare la violenza nei confronti delle donne. È di Gesualdo, c'è il problema delle trivellazioni. Questo, se mi consentite definire questo malsano progetto, certamente deve essere fermato. Io sono di Gesualdo, sono molto orgogliosa di essere di questo paese che amo moltissimo, e il mio primo impegno politico, se sarò eletta, è quello di contrastare questo progetto, anche cogliendo l'allarme di questi giorni dei medici, che parlano di un aumento di tumori, ma anche per una ricaduta negativa che può avere sull'indotto socioambientale. Non dimentichiamoci che parliamo di un bacino che, dove sono presenti 50.000 cittadini, e che è una terra, quella dell'Alta Irpinia, che sta già vivendo non solo il problema della disoccupazione ma anche dello spopolamento. Questo decreterebbe la fine, e non può accadere.